e tesori. Questo è un video tutorial che riguarda l'uncinetto, per chi è all'inizio come me e per chi ha questa passione, perché ho deciso di fare questi tutorial nonostante YouTube è pieno di video tutorial di uncinetto. Perché essendo mancina, mi sono detta, magari ci sono persone mancine come me, ed ho visto che non ci sono tutorial su mancini e se ci sono non li ho trovati, non ho avuto questa fortuna, magari, o forse sì, l'avevo trovato uno, ma non, cioè, non c'è tutto quello che faccio io a modo mio, ecco. Però io ho deciso che, essendo che ho un modo mio di lavorare al mancino, di condividerlo con voi, se avete piacere. Per le persone che sono mancine e anche per chi non lo è, perché magari può prendere spunto, qualche idea. Ho deciso di fare questo tutorial. Naturalmente non ho lasciato le perline, assolutamente. Tornerò con tutorial perlinosi molto presto. E niente, quello che ci occorre per realizzare queste piccole lavorazioni all'uncinetto è un gomitolo di lana e l'uncinetto numero 4, che è stato il mio inizio con l'uncinetto numero 4. Se avete l'uncinetto più piccolo del numero 4 va bene lo stesso, il 2,5 lo potete utilizzare benissimo. E se avete il filo di cotone il numero 5 al posto del gomitolo di lana va benissimo. Iniziamo la lavorazione per la catenella. Ci sono tanti modi per fare la catenella, essendo che io sono mancina, magari ci sono persone che ci riescono, io non ci sono riuscita al modo, il classico modo come si fa la catenella, e ho trovato questo sistema. Metto l'uncinetto e il filo di lana in questo modo, giro in questo modo, ed ecco qua la mia catenella. E io riesco a farla solo con questo sistema. Mi trovo benissimo ed è anche molto facile da realizzare in questo modo, e questo ci permette di realizzare la catenella. Dopo questo video, passiamo a mostrare la lavorazione della maglia bassa e la maglia a ventaglio. Spero che i miei tutorial vi possano essere utili e buona lavorazione a tutti. Ciao tesori e tesori, ciao! Vi faccio vedere come lavoro io la maglia bassa al mancino. Allora, quello che dobbiamo fare sono, ma questa è soltanto una prova, 5 catenelle, del quale io mi fermo qui, invece di puntare sulla prima, punto sulla seconda. In questo modo, punto l'uncinetto nella seconda catenella, estraggo una maglia in questo modo. Getto il filo e lavoro a maglia bassa in questo modo. Di nuovo, punto l'uncinetto nella catenella successiva, estraggo una maglia, getto il filo e lavoro a maglia bassa. Di nuovo, punto l'uncinetto nella catenella, estraggo una maglia, getto il filo e lavoro una maglia bassa. Qui stiamo lavorando al mancino. Guardate che bel lavoro pulito. Di nuovo faccio l'ultima maglia, punto l'uncinetto nella catenella, estraggo una maglia, getto il filo e lavoro a maglia bassa. Dobbiamo girare il lavoro. Faccio una catenella, giro il lavoro, punto l'uncinetto non nella prima, ma nella seconda. Punto l'uncinetto nella seconda catenella, estraggo una maglia, getto il filo e lavoro a maglia bassa. Di nuovo. Punto l'uncinetto nella catenella, estraggo il filo, getto il filo e lavoro a maglia bassa. Di nuovo facciamo questo passaggio e ci troviamo così. Questa è la maglia bassa al mancino e vi garantisco che è molto facile da realizzare. Adesso vi faccio vedere come realizzare la maglia a ventaglio che mi ha insegnato mia nonna. Io adesso ho fatto questo piccolo campioncino di maglia bassa e adesso vi faccio vedere come realizzare la maglia a ventaglio al mancino. Facciamo una catenella per girare il lavoro, aspettate che la faccio meglio, ecco qui. Punto l'uncinetto nella seconda maglia in questo modo, estraggo una maglia e lavoro a maglia bassa, getto il filo e lavoro a maglia bassa. Nella seconda maglia dove ho puntato l'uncinetto, lo ripunto di nuovo una seconda volta, faccio un'altra maglia bassa in questo modo,
lo ripunto una terza volta ed ecco la maglia a ventaglio. Questa è la maglia a ventaglio. Questa maglia, praticamente, che mi ha insegnato mia nonna, non solo ci aiuta a aumentare il lavoro e quindi i giri del lavoro, anche quando creiamo le nostre borde, quando facciamo una borda, gli angoli, noi lavoriamo 3-4 volte la maglia bassa nello stesso punto, e quella viene chiamata la maglia a ventaglio per girare il lavoro, per aumentare il lavoro, per rendere riccio il lavoro su alcune creazioni, tipo alcuni bijou. Per fare dei disegni a ventaglio su alcune magliette, su alcune realizzazioni che facciamo all'uncinetto. Vi faccio vedere di nuovo questa maglia. Punto l'uncinetto nella maglia successiva, lavoro la prima maglia bassa in questo modo. Di nuovo nella stessa maglia lavoro una seconda maglia bassa, di nuovo nella stessa maglia lavoro una terza maglia bassa. Ed ecco qui la maglia a ventaglio. Ora non so se si vede bene il disegno, vi faccio vedere una terza volta. Punto l'uncinetto nella maglia successiva, lavoro la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa, la terza maglia bassa. Ed ecco qui la realizzazione della maglia a ventaglio. Io spero che i miei tutorial all'uncinetto per mancini vi siano utili e che siano anche idee in più per chi non è mancino, e alla prossima con tutorial per linosi.